La macchina elettrica, ecco cosa mi sono scordato. Ciao a tutti dal vostro Tia. L'altra volta abbiamo parlato di rifiuti, questa volta parleremo di energia. Energia è tutto quello che c'è intorno a noi, la luce, il movimento, il calore, vostra madre che cerca di prendervi con una ciabatta così al volo. Ecco appunto. Come tutte le cose, anche l'energia ha una sua classificazione. Esiste l'energia cinetica, ovvero l'energia del movimento che si trasmette da un corpo ad un altro. L'energia termica, che viene trasmessa da tutte le cose calde, tipo il tè la sera sotto le copertine che è tutto bollente e tu fai con la lingua scotta. L'energia luminosa invece non è altro che la luce. Quella che tanto odiate alle 7 di mattina quando vi dovete alzare e avete ancora tutti gli occhi incrostati per andare a scuola. Infine, l'energia chimica è quella prodotta dalle piante in fase di fotosintesi. E su questa non ho la battuta pronta. Non ce l'ho, non chiedetemela, non ce l'ho. E la volete sapere una cosa? Senza che ce ne accorgiamo usiamo una valanga di risorse energetiche. E da dove arriva tutta questa energia? Tranquilli, c'è Tia che ve lo spiega. Possiamo trarre energia dalle fonti energetiche che si dividono in due tipologie, primarie e secondarie. Le fonti primarie sono quelle che l'uomo può trovare già in natura pronte per essere utilizzate. Le fonti secondarie sono quelle che l'uomo ottiene trasformando quelle primarie. È un po' come tenere i biscotti partendo da là. Buono! Ma le sorprese non sono finite qui, volevate già andarvene, furbetti. Le fonti energetiche hanno un'ulteriore suddivisione. Praticamente ci troviamo di fronte a una matrioska, sapete? Matrioska. Le fonti non rinnovabili sono quelle fonti che non riescono a rigenerarsi alla velocità con cui l'uomo le consuma, come gas, petrolio e carbone. Le fonti rinnovabili invece sono quelle fonti che non si esauriranno mai, ma proprio mai, e continueranno a rigenerarsi per sempre. La pazienza della vostra prof di matematica non figura proprio fra queste. Sole, acqua, vento e calore della terra sono esempi più calzanti. E proprio perché le fonti non rientrano tutte in queste categorie è importante non sprecarle e utilizzarle in modo intelligente. Ormai tutti nel mondo si stanno impegnando per intraprendere uno stile di vita più green e questo processo di cambiamento riguarda sia gli individui, e signori guarda che individui, che sono chiamati a impegnarsi sul risparmio energetico, sia le industrie che sono chiamate ad apportare innovazioni tecnologiche agli impianti tradizionali già in attività. Proprio come sta facendo A2A che investe nell'innovazione per favorire l'efficienza energetica, ridurre le emissioni e l'utilizzo di fonti fossili. Innanzitutto, meglio fare la doccia rispetto a fare il bagno e spegnete quella maledetta acqua quando vi saponate. Oh, sì, però io ho freddo! Resisti, per il bene del pianeta, dai! Quando vi alzate in piena notte per procacciarvi del cibo, ricordatevi di non tenere la porta del frigo aperta per minuti interi. Durante l'estate preferite i ventilatori ai condizionatori e tenete le tapparelle abbassate per mantenere fresca la vostra stanza. Non prendete l'auto per qualsiasi spostamento, se proprio non potete farne a meno, utilizzate l'auto elettrica o il car sharing, è così semplice ricaricarle, altrimenti usate la bicicletta o muovetevi con i mezzi. La macchina elettrica, ecco cosa mi sono scordato, ma che... Se siete dei gamer, non lasciate in stand-by la console per tutto il giorno. Oltre ad evitare il rischio di rovinarla, risparmierete anche un sacco di energia. Ma sei un nerd! E ne vado fiero, ne vado fiero. E andiamo, giocatori. E in inverno non esagerate con il riscaldamento. Se avete freddo, piuttosto mettetevi un maglione in più. Il pianeta vi ringrazierà. Ma come ti sei vestito, scusa? Ma mi hai detto tu di coprirmi. Sì, ma l'eleganza, lo stile? Ma cosa c'è che non va, scusami? Oh? Ma non hai charme, non hai appeal. Ma qual è appeal? Oh, a me appeal non fidaci, non hai appeal, smettila, ma guarda, guarda che, ma quanti maglioni hai messo? Stai attento. Ma almeno togli quello sotto la donna. Poi non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, guarda. Sei sempre il solito esagerare. Poi caldo. Quattro maglioni, ma basta. Ah! Sul portale EduTV trovate tutti i video di cui avete bisogno per comprendere questo vastissimo argomento. Correte a cliccare, dai, correte. Anche voi paperelle, correte a cliccare, vai. Bella paperella, tieni qua.